Allora, mister Iodice, nel primo tempo un Paterno come al solito ben messo in campo, quadrato, poi questo 1-2 nella ripresa a cui non c'è stata la reazione che forse ci si aspettava. Sì, hai detto bene, noi nel primo tempo, a parte i primi 10 minuti, secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato un paio di situazioni per fare gol, forse mi dicono che ci stava un rigore, no mi dicono, c'era un rigore da parte nostra, però nel primo tempo penso che Paterno abbia fatto la sua partita. Poi nel secondo tempo noi siamo rientrati un po', non lo so, siamo rientrati un po' mosci, loro sono partiti bene, su due sbagli nostri hanno fatto i due gol e poi diciamo la partita è finita là, perché poi prendi due gol con 3 minuti, 5 minuti, quindi poi non è facile su questo campo recuperare. Quanto può essere nociva una sconfitta così su un campo che comunque era già predestinato come campo difficile, ma insomma toglie qualcosa alle ambizioni di questo Paterno? No, assolutamente no, perché lo sappiamo che il campionato d'eccellenza non è facile andare a vincere su tutti i campi, soprattutto qua a Martinsicuro, una buona squadra organizzata, quindi chiaro che dispiace, in settimana analizziamo quello che è successo durante la partita e cerchiamo di risolvere qualche problemino che oggi si è visto. Partita che sul finale ha visto anche la sua espulsione, ha detto qualcosa di più all'arbitro, come mai? Guarda, io non ho detto niente, quindi l'arbitro si è girato verso la panchina. Ma ti mando fuori a te perché sei tu responsabile della panchina, io non lo so, io non ho proprio parlato perché quest'anno mi ero promesso di non parlare più degli altri, ma non lo so, io ancora non riesco a capire perché ha fatto questo, però lui ha visto questo, va bene così. Mister Di Fabio, una vittoria questa che testimonia che quella della settimana scorsa è stata semplicemente una giornata storta, un incidente di percorso. Ma sì, sicuramente oggi si è vista un'altra squadra, ma questa squadra ci ha abituato fino adesso a fare questo tipo di prestazione, non quella di domenica. Infatti ne siamo rimasti un po' tutti sorpresi, prima di tutto i ragazzi questa settimana si sono veramente allenati con grande determinazione proprio per dimostrare che la vera Martinsicurese è quella di oggi. Abbiamo battuto un avversario fortissimo, forse la squadra più forte del campionato. Adesso c'è da continuare a fare le nostre cose con grande intensità, quella che è stata messa oggi, non quella domenica scorsa, e sono convinto che se è così potremmo dar fastidio a qualsiasi squadra di questo campionato. Solo 2 giornate dall'inizio del campionato, ma insomma si può fare anche un bilancio considerando anche il buon precampionato che avete fatto. Qual è fino a questo momento il pregio maggiore della sua squadra e qual è il difetto maggiore? No, il pregio è che questi ragazzi si allenano sempre con grande determinazione, sono giovani, hanno voglia di far bene, molti si vogliono prendere delle rivincite, quindi questo è sicuramente un fattore importante. Stanno facendo delle ottime cose, ripeto, quella di domenica mi auguro sia stata una parentesi, mi auguro che d'ora in avanti il vero Martinsicuro sia questo.